amici di Angoli, ben ritrovati come sempre, grazie per essere puntuali a questo appuntamento della sera e grazie anche perché siete sempre in tantissimi a scrivere alla nostra mail, ve la ricordo, angoli@espansionetv.it, naturalmente continuate sempre a scrivere. Iniziamo questo appuntamento della sera con i primi due ospiti che sono collegati con noi. Io saluto e ringrazio un amico che torna a trovarci, l'autore e speaker radiofonico Stefano Buzzi. Ciao Stefano, ben ritrovato. Ciao. Ciao Dolores, grazie a te per l'invito. E abbiamo invece una nuova ospite che conosco, incontro virtualmente con molto piacere. Io saluto e ringrazio la curatrice del libro del quale parleremo, lei è Loretta Molinari. Ciao Loretta. Ciao Dolores, ciao a tutti. Bene Loretta, allora partiamo subito da te, perché il titolo di questo libro è già comunque uno spunto per capire dentro, insomma ci starà tantissimo. Il titolo è Brianzoli per sempre, ecco qua la copertina. Loretta, ma come nasce questa idea e questo libro quindi? Questo libro nasce all'interno di una collana che l'editore Stefano Giovinazzo, l'Edizione della Sera, ha messo in atto da un po'. La collana si chiama Antologica e raccoglie una serie di testi come appunto Brianzoli per sempre, ma i suoi predecessori sono stati Friulani per sempre, Torinesi per sempre, Napoletani per sempre. Certo, quindi non parliamo di un amore viscerale soltanto per la Brianza, ma di un viaggio emozionale nei vari territori italiani, come mi sta invitando a comprendere, e anche questo è un viaggio emozionale, quindi. Lo è in assoluto, e poi descrivere Brianzoli come persone, come luoghi o come fatti è già partire da una zona che non ha proprio una geografia precisa. Il territorio è molto ampio, infatti. Sì, comprende quattro province, se vuoi parti di quattro province, certo. Poi tutta la provincia di Monza e Brianza. E quindi si trattava sì di trovare qualcuno disposto a scrivere dei racconti su questi luoghi. Difficile quindi, proprio perché mi dai lo spunto, perché io te lo chieda, trovare anche chi volesse essere autore di questi racconti, oppure c'è stata una collaborazione quasi intuitiva nel voler raccontare il territorio brianzolo? Ma no, anche perché non è che io conosca tutti gli autori più o meno sommersi della Brianza, se non quelli magari davvero più evidenti, già autori di per sé. Però devo dire che mi hanno aiutato soprattutto i librai della Brianza, i librai indipendenti, perché più di me conoscevano proprio per lavoro delle persone disposte a scrivere. Non ci sono soltanto autori già scrittori, ma ci sono anche dei neofiti, personaggi normali che hanno accettato la sfida di prendere in mano una penna e provare a raccontarsi. Ecco Loretta, c'è anche un certo poeta, Stefano Buzzi, non so se lo conosci. Me ne hanno parlato. Sta nell'altra finestra. Stefano, esatto. Allora che ci dici, come hai collaborato a questo lavoro? No, allora intanto io devo ringraziare per Loretta per avermi contattato e per avermi chiesto di partecipare. Io per quello che mi riguarda posso parlare della Brianza che conosco, che è quella in cui sono cresciuto. Io sono cresciuto a Carate Brianza, quindi sto nella provincia di Monza e Brianza, e ho raccontato un po', a proposito di viaggio emozionale, quelli che sono i miei ricordi in merito a un evento particolare che c'era negli anni in cui ero ragazzino proprio a Carate Brianza, che è il Palio. Il mio lavoro su questo racconto non è assolutamente quello di far cronaca storica di quello che era, ma di portare le emozioni dei miei ricordi di quando da ragazzino vivevo quell'evento che durava per una settimana nel mese di settembre. E quindi mi è piaciuto molto e mi riempie anche molto di orgoglio averne potuto parlare in un libro. Loretta, quindi questa è la chiave di lettura che Stefano ha scelto per interagire con questo appunto racconto. Qual è invece la chiave che hanno scelto gli altri autori?
Alcuni hanno preso spunto da fatti storici o personaggi realmente esistiti, viventi o passati, per romanzare poi una parte del loro racconto. Altri invece hanno, come Stefano, restituito un'immagine più intima, un ricordo. Loretta, ovviamente io non voglio metterti in difficoltà, in imbarazzo, obbligandoti a una scelta, è soltanto una questione magari di emozione maggiore rispetto ad altri. C'è quindi un autore che ha saputo toccare maggiormente le tue corde emotive con il quadro che ha regalato all'interno di questo Brianzoli per sempre? Sì, c'è. C'è? Chi è? Non lo dico, però è il racconto più breve inserito nella raccolta. Che racconta, almeno facci intuire, poi quando leggeremo il libro ce ne ricorderemo. Il racconto a che cosa si riferisce? Una falegnameria. Ah, bene, quindi abbiamo già questa bella indicazione. Stefano, invece, torno da te. Questo testo, secondo te, a chi si rivolge, o meglio, a chi vorreste poi nell'insieme che arrivasse questa memoria a questo punto del territorio brianzolo? Ma io credo che possa essere rivolto a tutti. Chiaramente nel mio caso, essendo il racconto e il ricordo di un evento che non c'è più dal 1995, se non sbaglio, è chiaro che potrebbe essere il pretesto per le giovani generazioni di conoscere quella festa che veramente animava e coinvolgeva tutto il paese, che è, ripeto, Carrate Brianza, quello in cui vivevo. Però secondo me è veramente trasversale, perché i più anziani possono rileggere momenti di vita che hanno vissuto, riconoscere luoghi che magari hanno vissuto nel loro passato, mentre, ripeto, per i giovani è occasione per conoscerlo. C'è molta anche, se mi permetti, tradizione nel libro. Per esempio, mi viene in mente un racconto in cui si cerca di descrivere l'origine dei dolci brianzoli, e lì c'è veramente molte tradizioni a cui attingere. Io so, scusa se entro nella tua storia personale, Stefano, ma che c'è anche qualcuno vicino a te che non è proprio giovanissimo, ma che ha voluto questo libro, l'ha letto e ha manifestato grande entusiasmo, è vero? Esattamente, sì. Un mio parente che ha la sua bella età e ben in forma anche, tra l'altro, certo. mi ha proprio in occasione degli auguri nelle feste natalizie appena passate, mi ha dimostrato il suo entusiasmo nell'averlo letto e era molto contento del fatto che io mi ricordassi di quello che poi ho scritto nel racconto. Quindi è veramente un modo per tramandare queste tradizioni che il tempo poi si porta via volendo, no? Loretta, in effetti però il mondo è cambiato, anche la Brianza è cambiata, poi con questa pandemia non parliamone, si continua a ribadire che davvero tutto è diverso e tutto sarà differente, però questa raccolta di fotogrammi storici e di ricordi, di momenti tipicamente brianzoli, quindi alla fine questi brianzoli per sempre lo saranno per davvero, e quanto sarà importante che tutto questo arrivi alle nuove generazioni e soprattutto se lo sapranno apprezzare, se sapranno interpretare nel modo giusto anche per recuperare la storia del loro territorio. Che ne dici? Io spero, è anche vero che abbiamo visto nel tempo cambiare il Brianzolo doc, cioè quello, diciamo, da generazioni, ci sono tanti brianzoli di ritorno o nuovi, trasferiti, quindi anche questo ha il suo perché nella logica sia del ricordo, della conservazione di ciò che era, ma anche della novità di ciò che sarà nella Brianza. Abbiamo detto, Loretta, che in apertura l'hai sottolineato, mi pare proprio tu, che questo libro si inserisce all'interno di una collana nella quale, insomma, si vuole raccontare di fatto, se non ho capito male, la tradizione di tanti territori italiani. Quindi è una collana che vorrete portare avanti dando sempre questo taglio, vorrete magari ampliare la modalità di racconto. Che cosa succederà nell'immediato futuro, se possiamo anticipare qualche cosa?
Questa collana sicuramente avrà un suo seguito perché quando è cominciata con la descrizione di alcune città, capoluoghi magari di regione e poi è diventata altro, quindi vedi Brianzoli che sempre è veramente atipico all'interno proprio perché raccoglie un territorio che politicamente non ha dei confini definiti. Andrà avanti. Bene, quindi stiamo ad aspettare, vogliamo essere se non i primi, almeno tra i primi a saperne qualche cosa. Stefano, l'ultima battuta prima dei saluti. Noi ti abbiamo conosciuto con il tuo primo libro di poesie, il primo che sei venuto a presentare qui, certo. Mi correggo. Vuoi ricordare il titolo? Sì, poesie fatte in casa, sempre. Guarda, è un lavoro che è ancora molto, molto attuale, nel senso che è vero che è fuori da un anno, ma visto l'anno così compresso che abbiamo avuto, è ancora in circolazione, diciamo, quindi ancora in promozione, stiamo ancora facendo il lavoro di promozione per il libro, ovviamente con i canali possibili in questo momento. E per questo lo voglio ricordare molto volentieri, anche grazie. Perché in casa ci stiamo molto, ci siamo stati. Forse continueremo a starci e quindi queste poesie fatte in casa sono assolutamente perfette anche per rivivere le emozioni di casa nostra. Con sì. Questo io saluto e ringrazio Stefano Buzzi e Loretta Molinari per essere intervenuti con il loro Brianzoli per sempre. Grazie e quindi a presto. Grazie per grazie essere stati ad Angoli. Grazie, ciao. Alla prossima, grazie anche a voi. Ci rivediamo tra pochissimo, rimanete lì.